Salve amici della letteratura tedesca, oggi vi voglio presentare un libro non molto sconosciuto e non molto trattato soprattutto alle scuole, allora si incontra soprattutto all'università, e che si chiama De Simplicissimus, Il Simplicissimus Deutsch, cioè Deutsch ma scritta con la T perché siamo nel barocco, ed è scritto nel 1668, allora dopo la guerra di 30 anni, e si parla tantissimo della guerra di 30 anni in quest'opera, e si sente veramente l'orrore della guerra dentro, ma ne parleremo. Poi, di che cosa parla esattamente? Parla di un ragazzo che si chiama, o che non ha un nome infatti, perché ha perso i genitori, è trovato orfano da solo da un gruppo di pastori dove vive, o passa la sua infanzia nel Spessart, che è una regione, cioè non una regione amministrativa, ma una regione. È un nome geografico praticamente per una regione nell'Essia o anche nel nord della Baviera, e poi fa diversi viaggi in tutta la regione o in tutto questo centro della Germania, anche nella Westfalia. È un romanzo picaresco, allora incontriamo un sacco di avvenimenti, di vicende stupevoli, cioè che meravigliosi, e l'autore cerca sempre di attirare la nostra attenzione con delle vicende straordinarie, straordinarie, scusate. Entrano tantissimi argomenti dell'epoca, che era un'epoca di invenzioni, di guerra ovviamente, e di grandi scoperte sul mondo. E così alla fine del libro, il Simplicissimus, o Simplicius, come si chiama, per la più parte del tempo viaggia anche in Giappone e in Corea, benché non ci dia. L'autore non ci dia tante informazioni sulle vicende là. E sì, per quanto riguarda il trama, vi do un po' di informazioni. Allora, cresce, come ho già detto, nel Spessart, che è una regione, come ho già detto, montagnose, nel nord di Baviera, e badando le pecore attira con il suono della zampogna, che suona, una truppa di soldati che saccheggiano la fattoria, torturano il servo e stuprano le donne. Dietro consiglio della cameriera che è sopravvissuta, fugge nel bosco, dove incontra un eremita che, siccome lui non sa il suo nome né parlare tedesco standard, cioè parlava solo il dialetto, e non sa, soprattutto non sa pregare. Questo gli insegna le cose basali. Dopo un po' muore e viene seppellito. Un'altra truppa di soldati arriva e costringe Simplicius di fuggire, e di cercarsi un lavoro. Viaggia a Hanau, viene però sospetto di essere una spia, ma riesce a svincolarsi grazie alle sue abilità, e diventa page, in tedesco, del governante inglese Jacob von Ramsay. Che era anche un soldato, un generale durante la guerra di 30 anni. Allora entriamo subito nella guerra che sarà presente per tutto il libro. Però, sebbene abbia raggiunto
a un certo punto uno stato di prestigio abbastanza confortevole. Lui detesta il mondo della corte e vuole fuggire. Lo fa prima succede qualcosa di speciale perché avendo già perso il favore del governante, costui lo vuole trasformare con forza in un buffone. In tedesco c'è scritto la parola narr, che è un doppio senso, cioè significa sia scemo, matto, ma anche buffone. E per renderlo lo mettono in una cella e gli danno una grande quantità di alcol e provano cioè con diverse rite strane di impazzirlo. E come spesso nel libro è un prete che gli avvisa prima di quello che sta per succedere e così si prepara. Allora, la figura del prete e la religione è costante nel libro, ricordiamoci che siamo nel barocco, benché ci sia la delusione della guerra e una consapevolezza della vanità, la gente era ancora molto religiosa, quindi questo aspetto è molto presente nel libro. Riesce a fuggire a una certa e arriva a Magdeburg, che è assediata quando arriva. E una degli assedi più brutali della guerra dei 30 anni. Là incontra il suo più grande amico, che si chiama appunto Ulrich Herzbruder, e homines nomen. Herzbruder significa letteralmente amico di cuore. Durante la battaglia di Wittstock riesce a scappare e cambia lato, combatte per i svedesi, cioè i protestanti. Scappa di nuovo, diventa famoso in quanto cacciatore a Soest, che è un'altra piccola città, ma molto bella, vi consiglio di visitarla se siete nella Vestfalia, proprio all'est della Vestfalia, verso la regione di Essia. E diventa il cosiddetto Jäger di Jüst, che là è anche ancora molto famoso, c'è anche una statua molto brutta, brutta, ma cioè, di conseguenza ricevo a causa del suo successo, nascono degli imitatori, il cosiddetto Jäger di Werl, e per combattere questa concorrenza, Simplicius, io pronuncio l'italiano più complicato di quella tedesca, riesce a trovarlo. E vuole o esige soddisfazione e si prepara tutto per fare un duello, ma in una scena buffissima il suo avversario non riesce nemmeno a reggere la spada dalla paura perché sta tremando così forte. Quindi, sì, Simplicius gli fa la grazia, non gli ammazza, non lo ammazza. Però da questo avvenimento è diventato un po' vanitoso, un po', un po' si prende troppe libertà, si può dire così. Allora inizia a fare duelli con chiunque e questo è vietato in tempo di guerra, quindi deve fuggire di nuovo e si ammala e diventa Quacksalber. Quacksalber è una parola bellissima tedesca che designa ciarlatano. Ma si riferisce soltanto ai medici. Ha qualche successo in quanto Quacksalber e poi si arruola di nuovo nell'esercito, ma contro voglia. Succede
succede spesso contro voglia. Ma durante una traversata del Reno arriva un'onda e che fa capitombolare la nave, ma Simplicius è l'unico a salvarsi. Viene di nuovo soldato, ormai la terza volta, e scopre adesso che viene derubato da un gruppo di mascalzoni, fra cui anche il cacciatore di Verle, che non lo è più, che si chiama Olivier, che è una forma vecchia di Oliva, perché oggi non si pronuncia più così alla francese. E si inizia a pellegrinare a Einsiedeln, che è un bel posto di pellegrini, ma poi stufa di queste cose religiose e vuole ridiventare soldato per la prima volta deliberatamente. Poi entriamo nella scena anche molto interessante, perché arriva al Mummelsee, nella Foresta Nera, che ancora oggi esiste, e è un lago magico. Esce dall'acqua un principe, sorge dall'acqua un principe che è il dio, tra virgolette, non c'è un dio, come non siamo pagani, non siamo più pagani, ma esce questo principe e gli invita a visitare l'interno della terra. Quindi gli dà una pietra preziosa che gli permette di respirare sott'acqua. Entrano e comincia qualcosa come che ci fa pensare a Jules Verne e il viaggio al centro della Terra. E sì, al centro della Terra troviamo un'utopia che anche all'epoca è tipo un genere molto diffuso. Pensiamo a Campanella, non so, Campanella, per esempio, la città del sole. C'è anche qua una società perfetta dove ognuno parla una lingua, cioè ritorna anche questo tema linguistico che conosciamo anche in Dante e in altri autori. Comunque qui c'è anche l'ideale di una lingua comune di tutti. E sì, poi esce, non mi perdo in dettagli questo perché è un capitolo stralungo, molto interessante, ma non mi perdo in dettagli. Esce dal lago e riceve un regalo che però, cioè, fa un piccolo errore che rovina tutto, ma non ve lo dico. Poi, dopo alcune peripezie, finisce in Russia e poi anche in Corea, come già accennato all'inizio, che però non viene descritto in modo dettagliato. Allora, abbiamo già visto che ci sono tanti temi dell'epoca. Cioè, abbiamo la guerra di 30 anni, che è una guerra importantissima per la Germania, anche se a scuola non viene insegnato, che io ritengo falso. Perché, a parte che è una guerra estremamente brutale, che ha causato una diminuzione della popolazione tedesca di almeno 600, 16 milioni, cioè più della prima guerra mondiale, e anche una guerra che ha diviso la Germania religiosamente sud e nord. È anche una guerra che ha un po' creato il conflitto tra la Germania e la Francia, ha anche rinforzato la posizione della Svezia in Europa. E ha, peraltro, che trovo interessante, ha rovinato la regione della Pomerania, da dove arrivo io. Cioè, comunque, abbiamo questi, abbiamo le scoperte dell'epoca. E abbiamo il tema della regione. Abbiamo una critica borghese della società aristocratica, già come nel Medioevo. Qui continua questo concetto. Abbiamo ancora elementi magici, cioè siamo alla soglia della
del sorgere delle scienze, ma qua c'è ancora la magia. Per quanto riguarda lo stile, abbiamo un tedesco seicentesco, cioè foi neurodeutsch, che è caratterizzato da una sintassi più libera, con l'ausiliare in posizioni dal punto di vista odierno un po' strane. Inoltre abbiamo l'uso di parole oggi desuete, ma che hanno ancora dello stesso effetto illustrativo, cioè se avete letto Marino sapete che il barocco ha questa lingua sfarzosa che c'è anche qua, magari un po' meno sfarzosa che in Marino o altri autori del primo Seicento, ma comunque presente e merita anche leggerlo per questo. Però vi consiglio di leggere il testo senza una spiegazione di tirarne informazioni o vocabolario perché alcune cose sono veramente desuete. Sì, per quanto riguarda la retorica, è veramente un testo del Seicento, cioè della in un'epoca in cui la retorica è fortemente influenzata dai concetti latini di Orazio e così via, cioè non è come lo conosciamo. Infine, perché leggere questo romanzo? In primo luogo, secondo me, perché almeno io lo trovo interessante, tutti i testi preromantici hanno ancora questa regolarità, anche questo stile orale, cioè è più ha qualcosa di folcloristico, anche questa tendenza di includere tanto quanto possibile. Poi abbiamo anche allusioni ai dialetti, molte allusioni che di solito non abbiamo nei testi tedeschi. E poi il romanzo picaresco è interessante perché si può leggere in episodi, cioè si può leggere un pezzo e poi metterlo da parte e poi ricominciare a leggerlo. L'estetica è un po'. Sì, si può dire desueta perché ci sono tante cose. Se qualcuno scrivesse un testo simile e lo portasse alla casa editrice, non lo accetterebbero perché è troppo sfarzoso. Ci sono troppi episodi inutili per la trama principale, ma questa secondo me è una cosa bellissima, secondo me si nota che l'autore non ha questo pensiero fisso, ma la vita è qualcosa di imprevedibile, qualcosa di in cui non c'è struttura, quindi i testi che sono scritti un po' di getto e poi rielaborato, almeno io li preferisco ai testi che sono scritti con una idea ben chiara fin dall'inizio e strutturati fin dall'inizio, cioè questo non c'è qui. Sì, questo per quanto riguarda il libro, spero di aver colpito il vostro interesse. Ripeto, è un testo non facile, ci sono però traduzioni italiane che, almeno che io sappia, e anche un testo purtroppo meno comune in Germania. Sì, grazie.